rassegna stampa di oggi 29 marzo 2018. Questa è la prima e unica edizione di oggi, cari amici, per problemi tecnici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Consip al via confronto all'americana tra ministro Luca Lotti e l'ex amministratore delegato Luigi Marroni. Il fedelissimo di Matteo Renzi, indagato per rivelazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento, era stato già sentito a luglio, aveva negato ogni addebito. L'ex top manager ha continuato a confermare la sua versione dei fatti, ovvero di come fu informato di un'indagine in corsa. Camera, eletti vicepresidenti, travaso di voti dalla Lega per il questore del Movimento 5 Stelle, Fraccaro, prende 47 preferenze in più. Segni di intesa in Parlamento durante l'elezione dell'ufficio di presidenza di Montecitorio. Il Carroccio decide di sostenere il candidato dei 5 Stelle. In contemporanea, nell'elezione del vice dei vice, il Dem Rosato ottiene 34 voti in più e in contemporanea ne perde il leghista Fontana. Di Maio dice: sui vitalizi non c'è più scampo. Terrorismo smantellato in Italia, la rete di Anis Amri, il killer di Berlino, 5 arresti, è il risultato di una vasta operazione antiterrorismo condotto dalla polizia tra Roma e Latina. Le accuse sono addestramenti e attività con finalità di terrorismo internazionale, nonché associazione per delinquere finalizzate alla falsificazione di documenti e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Papa Francesco, Vaticano smentisce ancora Scalfari, nessuna intervista, non sono le parole del Santo Padre. Mercoledì il quotidiano ha pubblicato un dialogo tra il fondatore e il pontefice, ma la sala stampa per la terza volta prende le distanze. Nessun virgolettato deve essere considerato come una fedele trascrizione delle parole del Santo Padre. Hanno suscitato imbarazzo la frase in cui Francesco negherebbe l'esistenza dell'inferno e il passaggio sul Papa che fa politica. Livorno, dal 2010 almeno 7 morti in porto. I sindacati dicono priorità a produttività, meno sicurezza. Nel mirino Job Act e appalti. Dopo la morte di due operai all'interno dello scalo e Labronico, le segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL lanciano la mobilitazione. Sciopero di 8 ore, fiaccolata per le strade del centro. Si parla di bollettino di guerra, scia di sangue, strage. Insomma, in Toscana 72 decessi sul lavoro sia nel 2016 che nel 2017. Sotto accusa, mancato rispetto delle regole, ritmi esasperati, precarizzazione del lavoro, appalti, giungla e la riforma di Renzi. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.